Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui in un nuovo video di Investire con Sapevole. Oggi vorrei parlarvi di Ethereum, infatti la criptovaluta numero 2 al mondo per capitalizzazione di mercato è tornata sopra i $3,000 di prezzo per ogni singolo token, per ogni singola moneta. Vogliamo vedere insieme infatti in questo video e vi spiegherò quali sono i motivi se conviene investire adesso nella criptovaluta numero 2 al mondo oppure no. Ma prima di iniziare ragazzi, come sempre vi ricordo che questi video non sono sponsorizzati, quindi l'unico favore che vi chiedo per aiutare a far crescere il canale è quello di lasciare un bel like a questo video, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi appuntamenti. Ma iniziamo immediatamente e cerchiamo di capire da dove vengono fuori queste informazioni che ci dicono che è un buon momento per comprare Ethereum. Allora, innanzitutto ragazzi, ecco che cosa si aspettano i trader adesso che il prezzo di Ethereum ha superato i $3,000. Infatti i trader della criptovaluta numero 2 al mondo credono che il bull market potrebbe tornare a parlare di sé dopo che il prezzo ha raggiunto e superato i $3,000 per la prima volta dopo 79 giorni. La settimana infatti appena passata ragazzi ci ha fatto capire che l'hard fork London, infatti sicuramente saprete che il 5 agosto è entrato in funzione l'aggiornamento EIP 1559 di Ethereum, che è praticamente quello che a detta di molti renderà Ethereum come un sound money. Che cosa significa? Ragazzi, questo è un gioco di parole, perché i sostenitori di Bitcoin ritengono che Bitcoin sia un sound money e i sostenitori di Ethereum invece, proprio per andare a dire che la loro criptomoneta nel futuro performerà meglio e avrà più di Bitcoin, la definiscono ultra sound money. Ma vi spiego brevemente quello che sarà questo aggiornamento. Innanzitutto ragazzi, con questo aggiornamento si dovrebbe essere creato il passaggio a Ethereum 2.0, ovvero quello che porterà la moneta Ethereum o la blockchain in generale al passaggio dalla proof of work alla proof of stake. Con questo aggiornamento inoltre ragazzi si dovrebbe rendere Ethereum un asset azionistico. Infatti per ogni transazione ci sarà una fee, ovvero un costo che viene pagato per eseguire le transazioni sulla blockchain Ethereum, che verrà bruciato. Infatti pare che subito dopo l'attivazione il rate di distruzione di monete Ethereum sia pari a circa 2,5 monete per minuto. Quindi capite bene che questo, con il passare del tempo, potrebbe rendere Ethereum un asset deflazionario e quindi diminuire sensibilmente l'offerta in circolazione. È molto importante questo ragazzi, perché significherà che essendoci meno offerta, siccome le leggi del mercato vanno a stabilire che il prezzo si muove in base alla domanda e all'offerta, se noi andiamo ad agire sul parametro dell'offerta diminuendone la quantità, è chiaro che il prezzo per forza di cose dovrà salire. E quindi il 5 agosto, come vi dicevo, c'è stata la messa in funzione di questo nuovo aggiornamento, come che vi dicevo, l'EIP 1559. Nel momento in cui infatti è stato questo aggiornamento, c'è stato un balzo del prezzo di Ethereum che ha superato addirittura i $3,100 per moneta. I dati che possiamo vedere da Cointelegraph Markets Pro e da Trading ci dicono infatti che l'esperienza sell news, ovvero vendi sulla notizia, in questo caso sullo sviluppo dell'aggiornamento, ha avuto un breve effetto sul prezzo e ha fatto rimbalzare infatti al basso fino ai $2,800, dai $2,800 un po' più in basso la moneta. Ma negli ultimi due giorni, ovvero il 7 e l'8 agosto, c'è stato un nuovo rimbalzo forte che ha portato il prezzo di Bitcoin a superare i $44,000. Se non avete visto il video di Bitcoin di ieri, vi invito ad andarlo a guardare. Se invece il prezzo di Ethereum è andato a $3,050, come possiamo vedere infatti in questo grafico ragazzi, è semplice notare e capire quanto sia stato importante la crescita del prezzo degli ultimi
giorni, c'è stato praticamente, ragazzi, su Ethereum un rimbalzo di circa il 50%, quindi nel giro di due settimane chi ha investito al minimo ha guadagnato oltre il 50% del controvalore effettuato in transazione, in speculazione. Adesso che infatti sta andando ad operare con questo nuovo aggiornamento, tutti i trader danno per scontato che ci sarà una continuazione della trend, ovvero della bull run, oltre che su Bitcoin, anche su Ethereum. Alcuni trader, ragazzi, ci dicono che una chiusura sopra la resistenza settimanale estenderà le possibilità di uptrend e quindi nel momento in cui la chiusura settimanale andasse ad essere superiore a questo livello ci sarà una continuazione della bull run. Ciò invece che dobbiamo analizzare è quello che è stato detto dall'analista pseudonimo su Twitter Rect Capital, che se conoscete, ragazzi, gli analisti, saprete che è uno dei migliori al mondo da questo punto di vista, è uno dei più seguiti. Lui ha suggerito, infatti, anzi ha sottolineato, che la resistenza settimanale per quanto riguarda i livelli delle altcoin è un importante ostacolo che va superato per dare la possibilità di continuare l'uptrend. Infatti, se vediamo il grafico, ragazzi, che ha postato lui, ci dice che andando a chiudere la settimana sopra il livello in verde che vediamo qui in questo grafico e sopra la resistenza, la linea rossa che abbiamo, questo ci darebbe una possibilità molto molto più alta di avere una crescita del prezzo nei prossimi mesi. Quindi molto importante, secondo lui, valutare la chiusura di questa settimana, perché, ragazzi, per quel motivo andiamo, gli analisti vanno a vedere le chiusure settimanali, perché quando si vanno ad analizzare i grafici, ragazzi, è importante verificare la chiusura delle candele giornaliere, ancora di più settimanali sul lungo termine, perché una chiusura settimanale ha un impatto molto importante sul lungo termine, perché i trader, quando vanno a guardare i grafici, si soffermano maggiormente sui prezzi delle chiusure. Questo è fondamentale da tenere presente nel momento in cui andiamo a investire. Quindi, in accordo con il grafico che vedete qui su, Ethereum ha bisogno di chiudere la settimana sopra i 2.700 dollari per confermare il trend in risalita. È chiaro, ragazzi, che nel momento in cui sto registrando, come potete vedere qui a fianco, Ethereum prezza 3.144 dollari a moneta e quindi è altamente probabile, a meno di eventi catastrofici, che la chiusura settimanale sia superiore al livello appena citato. Rect Capital inoltre ha detto: Ethereum adesso è a uno dei suoi più grandi livelli di resistenza nel time frame settimanale. Una volta che Ethereum avrà rotto la resistenza passata di 2.770 dollari, ci sarà una piccola resistenza prima del raggiungimento dell'all time high di 4.400 dollari. Infatti, ragazzi, torno un attimo su. Come potete vedere, dai 2.700 dollari fino al massimo assoluto di 4.400 non ci sono altri livelli importanti nei quali c'è stato un consolidamento del prezzo. Ecco perché ci si aspetta che, superato questo livello e i 3.000 dollari come soglia psicologica, si possa salire molto più velocemente, proprio per effetto della scarsità di resistenze. Un altro trader molto importante, Spin Trades, ci dice che anche se la resistenza superiore da parte dei trader è molto importante, quindi parla dei livelli sempre tra i 2.600 e i 3.000, ci si aspetta una grossa crescita del prezzo per quanto riguarda l'implementazione, che lui dice, dell'Ethereum Burns, ovvero ciò che viene fuori dall'aggiornamento EIP1559, ovvero il bruciare una parte di Ethereum per renderlo un asset deflazionistico. Lui dice infatti che se si superano questi livelli da 2009 a 3.300 non ci sarebbe nessun problema. Se si va sotto i 2.600 si potrebbe andare tra i 2.200 e i 2.400.
4, se ci fosse una resistenza forte ai 2900, un consolidamento fra i 2006 e i 2008. Ovviamente, ragazzi, sappiamo già com'è andata, perché nel momento in cui sto registrando c'è stata rottura e quindi, secondo lui, ci si aspetta che andremo ai $3300 abbastanza rapidamente. Detto questo, ragazzi, ancora c'è da sottolineare che se andate a vedere su questo sito Ultrasound Money potete verificare esattamente quanti Ethereum vengono bruciati. Alex Krug, un altro analista, ci ha detto che in sole 7 ore da quando è stato implementato l'aggiornamento sono stati bruciati 2160 Ethereum, e questo è un ottimo un'ottima base per rendere appunto l'asset di Ethereum deflazionistico. Detto questo, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invito a lasciare un commento a questo video, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Io vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!